Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, Katrin è nata a Reading e cresciuta a Bucklebury, un villaggio presso Newbury, nel Berkshire. In Inghilterra ha studiato storia dell'arte in Scozia all'Università di St. Andrews, dove ha incontrato il principe William nel 2001, durante una sfilata di moda. Il fidanzamento ufficiale con William è stato annunciato nel novembre del 2010 e la coppia è convolata a nozze il 29 aprile 2011 nell'abbazia di Westminster. I loro figli, George, Charlotte e Louis, sono rispettivamente secondo, terza e quarto in linea di successione al trono britannico, dopo il padre. Con il marito, l'affascinante principe William, nonostante l'amore vada a gonfie vele, pare che di tanto in tanto ci siano delle discussioni, anche perché pare che lui in realtà non possieda poi un carattere così placido e accomodante. E in questo sembra che assomigli moltissimo al padre Carlo. E ora una nuova grana sarebbe nata proprio per causa del nuovo re d'Inghilterra e dalla sua seconda moglie Camilla, che lo scorso 6 maggio 2023 è stata incoronata pure lei insieme al marito. In poche parole, i due avrebbero fatto una chiara richiesta a Kate, che l'avrebbe molto ferita, parlando di una vera e propria rinuncia. Lei proprio non se l'aspettava. In poche parole, la coppia voleva che lei rinunciasse al suo vero nome di battesimo, che è Katrin. Dunque con la C, anche se tutti la chiamano Kate in Katrin, proprio per l'assonanza con il suo tanto celebre e amato diminutivo. Loro avrebbero insistito, ma alla fine, a quanto pare, l'avrebbe spuntata lei. Del resto si sa che pure lei possiede un caratterino niente male e che non ama affatto farsi mettere i piedi in testa. Rispetta l'etichetta e conosce molto bene il bon ton, ma questa richiesta le era risultata davvero eccessiva e inaccettabile. Una voce vicina alla Royal Family ha sussurrato che ad appoggiarla in tale direzione sarebbe stato pure il marito. E a quel punto Carlo e Camilla hanno desistito.